tutti ragazzi, sono Golfina Golfetta. Oggi siamo qui di nuovo con un tutorial sugli Shocky Band Beat Fusion. Andremo a realizzare oggi un simpatico tutorial con le armi di Minecraft. Oggi faremo la spada. Abbiamo bisogno di 6 beats diversi, marrone, 3 varianti di azzurro, blu, bianco e nero. Andiamo a realizzarlo. Partiamo da qui in fondo all'angolo destro con il nero. Ne dovremo mettere uno qui, uno qua sopra e uno qui di fianco, così, un altro e un altro. Quindi saranno 3 in orizzontale e 3 in verticale. Dopodiché ci riduciamo di uno all'interno, sia a destra che a sinistra, e qua giù mettiamo l'azzurro. Ora dovremo salire lasciando questo piolo qui e mettiamo alla sua destra e sinistra qua sopra 2 beads. Qui ci andranno i marroni, quindi mettiamo un marrone, un altro andrà di nuovo subito sopra, di nuovo il nero a destra e a sinistra su sopra, un altro marrone, di nuovo nero a destra e a sinistra. Con i marroni abbiamo finito, ora dobbiamo andare a fare il restante pezzo della spada, quindi ci tiriamo comunque qui a destra e a sinistra e ne saranno quindi 4. Ora ci dovremo andare a spostare qui sopra di uno a destra e a sinistra, sempre, questo è molto facile perché è a specchio. Poi ci spostiamo qua sopra di obliquo per uno e idem di qua. Poi continuiamo di uno qua a destra e qua a sinistra. Intanto andiamo a riempire con l'azzurro, quindi dovremo avere 3 beads qui sotto e qui sopra ne dovremo avere 6. E 6, quindi abbiamo completato bene la nostra sequenza. Adesso andiamo a chiudere sopra. Dobbiamo mettere un bit qui e lo stesso facciamo anche a destra. Adesso andiamo a metterlo pure di qua. Dovremo averne quindi 3 a destra e 3 a sinistra. Ora ci dobbiamo tirare su, ci riserve un blu che va qui in mezzo. Dopodiché dovremo prendere quel azzurrino verdino un po' più chiaro e ne andiamo a mettere uno qua a destra e uno a sinistra subito sopra. Prendiamo di nuovo il blu e lo andiamo a posizionare subito sopra. Dovremo fare questa sequenza partendo, contando praticamente che da questo blu ne dovranno arrivare 8 in fila su sopra, quindi ripetiamo sempre la stessa sequenza. E 8, quindi la nostra lunghezza della spada è finita. Ora dovremo solo andare a riempire con il nero, quindi partiamo da qui, quindi in corrispondenza con il buco dei due più chiari andremo a mettere il nero su ogni fila. Ok, come vedete la nostra spada è finita. Abbiamo messo anche qui una L, si può dire, da 3 e 3 come abbiamo fatto qui sotto, e la nostra arma è conclusa, non ci rimane che stirare. Con delicatezza andiamo a staccare l'arma ed ecco qui la nostra spada finita. Se volete vedere anche le altre armi, cliccate sopra l'arma che preferite e vedetevi il video. Anche per questo video è tutto. Ci vediamo nel prossimo. Ciao!